santità. La gioia mia personale e di questi 3.000 ragazzi e ragazze della diocesi di Brescia che sono qui oggi per incontrarla è davvero grande. Grazie. La gioia della nostra diocesi è ancora più profonda, sapendo che presto il nostro grande concittadino, il beato Paolo VI, sarà dichiarato santo da lei. Quando ancora era arcivescovo di Milano, parlando dell'oratorio ad alcuni ragazzi, Paolo VI usò questa bellissima espressione: qui in oratorio voi venite per imparare come si agisce, come si pensa, come si ama, come si misura la vita. Incontrare Pietro oggi, stringerci intorno a lui, ci permette di rinnovare questa stessa esperienza. Siamo qui per imparare a misurarci con la vita vera. Santità, mi permetta, abbiamo però due parole da dirle, vero ragazzi? Perché abbiamo, mentre l'aspettavamo, abbiamo un po' meditato sul Papa, ci siamo chiesti, ma chi è il Papa per noi? E abbiamo detto, due parole le possiamo, vero, indicare. Allora, lei per noi è la? La. E secondo, è il? Pastore. Ok. Cari ragazzi e ragazze, benvenuti. Dicono che dove ci sono i ragazzi c'è chiasso, ma qui è silenzio. Vi ringrazio della vostra accoglienza festosa. Ringrazio il vostro vescovo per la sua introduzione e le persone che vi hanno accompagnato in questo pellegrinaggio. Grazie a tutti. Mi hanno colpito le parole di quel giovane che il vescovo ha citato poco fa. Io lo conoscevo da prima questo, no? Ma davvero, i vescovi credono che i giovani possano aiutare la Chiesa a cambiare? Non so se quel giovane che ha fatto questa domanda è qui tra voi. È qui? Non c'è? Vabbè. Ma in ogni caso posso dire a lui e a tutti voi che questa domanda sta molto a cuore anche a me. Mi sta molto a cuore che il prossimo sinodo dei vescovi, che riguarderà i giovani, la fede e il discernimento vocazionale, sia preparato da un vero ascolto dei giovani. E posso testimoniare che questo si sta facendo. Anche voi me lo dimostrate col lavoro che sta andando avanti nella vostra diocesi. E quando dico ascolto vero, intendo anche la disponibilità a cambiare qualcosa, a camminare insieme, a condividere i sogni, come diceva quel giovane. Però
Però anche io ho il diritto di fare delle domande e voglio farvi una domanda. Voi giustamente vi chiedete se noi vescovi siamo disposti a ascoltarvi veramente e a cambiare qualcosa nella Chiesa. E io vi domando, voi siete disposti a ascoltare Gesù e a cambiare qualcosa di voi stessi? Lascio la domanda perché entri nel vostro cuore. La ripeto, voi siete disposti a ascoltare Gesù e a cambiare qualcosa di voi stessi? Se siete qui, io penso che sia così. Ma non posso e non voglio darlo per scontato. Ognuno di voi ci rifletta dentro di sé, nel proprio cuore. Sono disposto a fare miei i sogni di Gesù? Oppure ho paura che i suoi sogni possano disturbare i miei sogni? E qual è il sogno di Gesù? Il sogno di Gesù è quello che nei Vangeli è chiamato il regno di Dio. Il regno di Dio significa amore con Dio e amore tra noi. Formare una grande famiglia di fratelli e sorelle con Dio come padre, che ama tutti i suoi figli ed è pieno di gioia quando uno si è smarrito e ritorna a casa. Questo è il sogno di Gesù. Domando, siete disposti a farlo vostro? Siete disposti a farlo vostro? Siete disposti anche a cambiare per abbracciare questo sogno? Sì. Gesù è molto chiaro. Dice, se uno vuole venire dietro di me, cioè con me, dietro di me, no? Se rinneghi se stesso. Perché usa questa parola che suona un po' brutta, rinnegare se stessi. È un po' brutto, eh? Come mai? In che senso va intesa? Non vuol dire disprezzare quello che Dio stesso ci ha donato, la vita, i desideri, il corpo, le relazioni. No, tutto questo Dio lo ha voluto e lo vuole per il nostro bene. Eppure Gesù chiede a chi vuole seguirlo di rinnegare se stesso, perché c'è in ognuno di noi quello che nella Bibbia si chiama l'uomo vecchio. C'è un uomo vecchio, un io egoistico che non segue la logica di Dio, che è la logica dell'amore, ma segue la logica opposta, quella dell'egoismo, del fare il proprio interesse, mascherato spesso da una facciata buona per nasconderlo. Voi conoscete tutte queste cose, sono cose della vita, no? Gesù è morto sulla croce per liberarci da questa schiavitù dell'uomo vecchio, che non è esterna, è interna. Quanti di noi siamo schiavi dell'egoismo o di attaccarsi alle ricchezze o dei vizi? Sono schiavitù interne questo, no? È il peccato che ci fa morire dentro. Solo Lui, Gesù, può salvarci di questo male, ma c'è bisogno della nostra collaborazione. Che ognuno di noi dica a Gesù, perdonami, dammi un cuore come il tuo, umile e pieno di amore. È bella questa preghiera, no? Gesù, perdonami, dammi un cuore come il tuo, umile e pieno di amore.
Così era il cuore di Gesù, così amava Gesù, così viveva Gesù. Sapete, una preghiera così, Gesù la prende sul serio. Sì, e a chi si fida di Lui regala esperienze sorprendenti. Ad esempio, provare una gioia nuova nel leggere il Vangelo, la Bibbia, un senso della bellezza e della verità della Sua parola, oppure sentirsi attirati a partecipare alla messa, che per un giovane non è molto comune, non è vero? Non è molto comune andare volentieri a messa, è vero o no questo? Non è comune, no? Tutti zitti, eh? E invece si sente il desiderio di stare con Dio, di rimanere in silenzio davanti all'Eucaristia. Oppure Gesù ci fa sentire la sua presenza nelle persone sofferenti, malate, escluse. Pensate voi cosa avete sentito quando avete fatto qualcosa di buono, aiutare qualcuno. Non è vero che avete sentito un respiro bello? Questo lo dà Gesù. È Lui che ci cambia, è proprio sì. Oppure ci dà il coraggio di fare la sua volontà andando controcorrente, ma senza orgoglio, senza presunzione, senza giudicare gli altri. Tutte queste cose sono dono suoi, sono doni suoi che ci fanno sentire sempre più volte di noi stessi e sempre più pieni di Lui. I santi ci dimostrano tutto questo. San Francesco di Assisi, per esempio, era un giovane pieno di sogni, ma erano i sogni del mondo, non quelli di Dio. Gesù gli ha parlato nel crocifisso, nella chiesetta di San Damiano, e la sua vita è cambiata. Ha abbracciato il sogno di Gesù, si è spogliato del suo uomo vecchio, ha rinnegato il suo io egoistico e ha accolto l'io di Gesù, umile, povero, semplice, misericordioso, pieno di gioia e ammirazione per la bellezza delle creature. E pensiamo anche a Giovanni Battista Montini, Paolo VI. Noi siamo abituati giustamente a ricordarlo come Papa, ma prima è stato un giovane, un ragazzo come voi, di un paese della vostra terra. Io vorrei darvi un compito a casa. Scoprire com'era Giovanni Battista Montini da giovane, com'era nella sua famiglia da studente, com'era nell'oratorio, quali erano i suoi sogni. Ecco, provate e cercate questo. E andate lì a cercare questo. Cari ragazzi e ragazze, vi ringrazio di questa visita che mi dà gioia, tanta gioia. Grazie. Signore, Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni nel cammino. La vita è un cammino, ci vuole camminare. E mi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.